Benvenuti nella magnifica Gaita San Pietro, benvenuti nel nostro scriptorium, scriptorium medievale ovviamente, siamo nel periodo che va dal 1250 al 1350, qui si parte dalla concia delle pelli per poi arrivare al codice miniato, che è il codice sacro, quello che tendenzialmente noi riconosciamo, dove venivano scritti i canti, dove venivano scritte le novelle della Bibbia. La pelle di vitello, di pecora, veniva presa e messa a bagno nella calce, perché bisognava eliminare il pelo e bisognava eliminare il grasso, che sono le due parti che ci separano, diciamo, dalla pelle viva, che poi verrà utilizzata per fare la pergamena. Una volta che, dopo 15 giorni, la pelle faceva il bagno nella calce, veniva, come lì c'è un zampetto, no? Veniva posata lì sopra la pelle e praticamente la calce aveva agito, aveva corroso, e vedete che praticamente si poteva staccare assolutamente il pelo. Lì c'è del pelo, come potete vedere. Poi la pelle veniva presa, girata e veniva sgrassata, perché la calce aveva, diciamo, agito, e quindi il grasso veniva fuori in superficie e poteva essere eliminato con un grande coltello. Qui c'è la pelle che viene presa, tesa, grazie a, ovviamente, questa corda, e questi sono, come potete vedere, dei sassolini. Sono semplicemente dei sassolini, quindi veniva messa la pelle e tirata. Perché? Per farla essiccare, asciugare, e perché in questo modo ancora un altro po' di acqua e di grasso veniva fuori. Una volta che abbiamo questo suono, la pelle è pronta e può passare all'interno del nostro convento per poter iniziare a diventare un codice miniato. Benvenuti nella parte interna dello scriptorium, la parte, diciamo, dedicata proprio ai frati domenicani, dove tutte queste fasi che vedrete da ora in poi sono fasi preparatorie alla scrittura, che venivano proprio realizzate dai frati stessi. La prima fase che vediamo è proprio la fase subito dopo l'imbrecciatura della pergamena, dove una volta che si è appunto asciugata definitivamente, viene tolta dal telaio e viene preparata alla scrittura. Quindi questa fase è una fase molto importante, la fase della pomiciatura con la pietra pomice e gesso, che serviva proprio a levigare la parte dedicata alla scrittura, ad eliminare tutti i vari pori della pelle, così da renderla, diciamo, quanto più accogliente per il colore, per l'inchiostro e quindi per la scrittura, perché, diciamo, di base partiamo da un materiale che è estremamente grasso, per cui non è assorbente, quindi questa fase serve proprio a, come dire, a far sì che la scrittura sia proprio, come dire, impressa, si impregni proprio all'interno della carta stessa. Passiamo ora a questa seconda fase, la fase della squadratura del foglio, dove praticamente, diciamo, già da qui si decide in realtà cosa si va a copiare sopra, perché, ecco, io devo squadrarlo in maniera tale poi da avere le righe precise, dello spessore giusto per la scrittura, oppure eventualmente lasciare gli spazi per eventuali miniature, oppure lo spazio magari per la lettera più grande introduttiva del codice, e praticamente blocco il foglio con queste barre chiodate, e poi con le varie righe e squadre e con lo stil di piombo vado praticamente a fare i vari tracciati. Lo stil di piombo possiamo definirla un po' la nostra attuale matita, solo che anziché avere la mina in carbonio, ha la mina in piombo, ed eventuali poi righe vengono cancellate con la mollica di pane. La gomma pane attuale, la mollica era proprio il materiale che
serviva ad eliminare i vari residui di righe e tracciati. Qui vedete proprio questo corridoio con i vari banchi, i vari scrittoi, corridoio che noi abbiamo ricostruito ispirandoci al nome della rosa di Umberto Eco, dove appunto lui descrive molto appunto le varie disposizioni dei scrittoi, come erano posizionati, come erano fatti, e quindi abbiamo varie postazioni dove appunto i frati, gli amanuensi, si siedevano e iniziavano a ricopiare i vari codici che erano appunto posizionati poi sui vari leggii. Per quanto riguarda la scrittura, diciamo, il lavoro degli amanuensi, oltre, diciamo, all'inchiostro che poi vi farò vedere dall'altra parte, si utilizzavano queste, diciamo, penne d'oca che venivano staccate unicamente dall'ala destra dell'oca, perché dovevano avere questa inclinazione a destra e seguire quindi la mano dell'amanuense, che chiaramente era solo destro mano, e quindi in questo modo il frate ricopiava senza praticamente farsi ombra con la sua stessa mano, e tutto procedeva in maniera molto molto lineare. E infine la parte della produzione dei colori e dell'inchiostro. I colori che quindi servivano più che altro per diciamo impreziosire il codice stesso, per diciamo la realizzazione delle miniature, che sono di derivazione minerale o naturale. Abbiamo per esempio i lapislazzuli per il blu, abbiamo la malachite per il verde, che venivano messi in un mortaio e appunto triturati al fine di ottenere questa polvere, oppure quelli di derivazione naturale, abbiamo il giallo che si ottiene dalla reseda, che è un fiore, il rosso dalla robbia, che invece è una radice, e poi abbiamo il blu guado, dove il guado è questa pianta molto simile allo spinacio, che cresce proprio nelle nostre zone, nelle zone di Gualdo Tadino, da lì poi il nome molto similare, che attraverso una fase di attraverso diverse fasi di lavorazione dà proprio questo colore blu abbastanza intenso. E infine abbiamo l'inchiostro che si ottiene da queste noci, che si chiamano noci di galla. Sono delle noci che crescono sulle querce, e in realtà possiamo definirlo un po' un tumore della pianta, perché in seguito all'attacco di un parassita è proprio il parassita che va a creare queste protuberanze, e all'interno noi ritroviamo questa patina nera, frutto dei suoi escrementi, del corpo stesso, che viene recuperato e aggiunto a dei leganti che potevano essere colla di pesce o albume d'uovo, si otteneva appunto l'inchiostro stesso. E infine qui abbiamo proprio l'assemblaggio di tutti i vari fogli per appunto, no, ottenere il codice, il libro stesso, quindi tutte le varie parti venivano posizionate nell'ordine corretto e si cuciva proprio il quadernum, e poi si applicava la copertina che era o in legno oppure anche in cuoio, in pelle, quello a seconda anche dell'importanza. E questa era una fase in realtà importante ai fini proprio della conservazione e della duratura di questi codici, che con queste copertine perduravano nel tempo nelle varie biblioteche dedicate proprio alla conservazione. Anche la crocifissione realizzata da Giovanni di Bonino, che noi ritroviamo originale nella Basilica Inferiore di Assisi. Non so se siete mai andati, se vi capita di andare, provate a ritrovarla, perché è proprio originale lì. Questa è una nostra rappresentazione molto fedele, in quanto da questo lato noi andiamo a ricostruire l'altro mestiere, che è il vetratista, dove si fonde il vetro, si ottengono questi dischi che venivano poi tagliati e lavorati per la realizzazione delle varie vetrate, e questa proprio è stata realizzata da noi.
Benvenuti nella vetreria della Gaeta San Pietro. Appunto, il mestiere che abbiamo ricostruito si chiama Magister Vitratarum. L'arte parla di un maestro del 1200 che lavorava il vetro per trasformarlo poi in vetrata istoriata, cioè quelle vetrate famose che hanno donato immagini di luce colorate in tutto il mondo. Si parte in questo mestiere dal vetro. Come si fa il vetro? Si fa attraverso due semplici prodotti, attraverso la cenere di faggio e la sabbia di fiume, che vengono cotte per 6 ore in questo forno che si chiama forno da fritta. La fritta praticamente è proprio la fusione, l'unione della sabbia e della cenere, e questa è la fritta. La fritta è un materiale ferroso che è, diciamo, similabile al vetro, ma non è ancora vetro. Questo prodotto, per essere fuso e per essere trasformato in vetro, va sciolto a 1200 gradi in questa seconda fornace. Questa fornace, che è una fornace proprio da forno, una fornace da vetro. All'interno di questa fornace ci sono due bicchieri che si chiamano crogioli, e all'interno di questi crogioli ci si mette questo vetro che pian piano diventa lampeggiante, e poi il maestro soffiatore lo inizia a lavorare. Ecco, praticamente si intinge la punta della canna all'interno del forno. Io questo, quando esce questo, Sì. Sofia Stefani, pieno? Un po' più forte? Sofia? Più forte? Più forte? Molto più forte? Questo processo veniva realizzato con quello che era l'uso di una tavola di legno liscia, come in questo caso, al quale veniva sovrapposto uno strato di gesso, in questa maniera qua, vedete? Successivamente si realizzava quello che era il disegno vero e proprio della vetrata, quindi realizzando tutti i vari segmenti, dove per l'appunto venivano inseriti quelli che era il vetro. In questa fase venivano anche numerati o inseriti quelli che erano delle lettere, perché si sceglieva anche quello che era il colore. Vedete? Il colore da inserire comunque. Il prossimo processo era quello quindi di tagliare il vetro vero e proprio. Quindi si prendeva un pezzo, adesso facciamo anche un esempio. Un pezzo qua, potete vedere anche quello che è un pezzo del disco che viene realizzato per l'appunto. Quindi noi prendiamo questo pezzo, scegliamo quello che è il segmento dove lo vogliamo inserire, facciamo la forma con la bianca. Vedete qua, questo segno è bianco con la bianca. Poi lo incidiamo con un ferro rovente molto caldo, quindi sul forno, ok? E successivamente, grazie anche all'uso di un chiamato grossium, quindi vedete questo segmento, questo buchino qui, ok? Lo inseriamo in acqua e attraverso l'uso di un grossium lo spezziamo e lo andiamo ad inserire nella nostra vetrata. In questa maniera molto semplice. Adesso, successivamente, si realizzavano quelli che erano quindi i dettagli veri e propri della vetrata, attraverso una tecnica chiamata grassiglia, che consiste nell'utilizzare un pennello molto fine per fare quelli che sono i dettagli. La grassiglia è un composto che veniva realizzato con vetro frantumato, quindi polvere di vetro, successivamente veniva realizzato con ossido, quindi quello che dà il colore, e vino, semplice vino. La pittura con questo pennello viene realizzata nella parte interna, in modo che comunque sia non vi fosse fastidio quando poi si andava a collocare la vetrata, fatta asciugare, e in questa maniera si realizzavano quelli che erano dettagli, quindi si realizza sempre nella parte interna. Adesso, come conclusione della nostra vetrata, vi è la cosiddetta piombatura. La piombatura che viene realizzata per l'appunto con segmenti di piombo scaldati, che andavano a sigillare tutte le fessure, andavano quindi anche ad unire quella che era la nostra vetrata, concludendo quindi quello che è il processo. Se volete vedere, questa è una vetrata conclusa,
l'appunto, dove si possono anche vedere quello che è la tecnica, la grassiglia interna, ovviamente realizzata, tutte le varie sfumature e la piombatura completa.